per noi un patrimonio, è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, l'Italia risponde alle critiche dell'Europa. Quota 100 delle pensioni costa 13 miliardi. Lo spread fa salire i costi dei mutui. Monete, il ruggito del dollaro fa crollare l'euro. Creden punta sui giovani. Guidiba, la tutela patrimoniale è on the road. Entro il 13 novembre l'Italia è stata chiamata, nella figura del ministro del tesoro Giovanni Tria, a rispondere alla lettera UE che chiede al governo un intervento sulle stime del debito pubblico inserite in legge di bilancio, missiva formulata con il preciso obiettivo di evitare una procedura di infrazione. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un dialogo serrato a Roma-Bruxelles per giungere a una soluzione condivisa con diverse anticipazioni e un acceso dibattito. Tria ha incontrato il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno e ha parlato alla Commissione alla Camera, ribadendo in entrambe le occasioni che l'impostazione centrale della manovra resta invariata. Nell'ambito del dibattito con Centeno, Tria non ha però escluso correttivi come le clausole a tutela dei conti. Smontare la riforma Fornero può costare al governo il doppio di quanto previsto. Qualora l'intera platea potenziale dovesse utilizzare quota 100 per l'uscita anticipata dal lavoro, ossia con 62 anni di età e 38 di contributi, l'aumento della spesa pensionistica nel 2019 schizzerebbe a 13 miliardi. Il prossimo anno però il fondo per la revisione del sistema pensionistico, istituito con la manovra di bilancio, avrà a disposizione soltanto 6,7 miliardi di euro, che diventeranno 7 miliardi al 2020. La simulazione dell'ufficio parlamentare di bilancio, presieduto da Giuseppe Pisauro, calcola che i potenziali beneficiari del provvedimento possano essere il prossimo anno 475.000. Una media di 15-20 punti per il tasso variabile e di 20-30 punti base per il tasso fisso. È la crescita dello spread applicato dalle banche italiane ai mutui, cioè il differenziale di interesse che si aggiunge ai tassi ufficiali. Non a caso Unicredit ha scelto di aumentare il costo dei propri finanziamenti per la casa. La decisione della banca guidata da Jean-Pierre Mustier fa seguito a quella di altri istituti come Intesa San Paolo, che ha aumentato lo spread di 5 punti base. Il trend è il risultato di un aumento dello spread BTP Bund, il differenziale di interesse tra i titoli di Stati italiani e tedeschi. Fra i due litiganti il dollaro gode. Le tensioni sulla manovra tra Italia e Unione Europea hanno contribuito a spingere il cambio euro-dollaro ai minimi da un anno e mezzo. Secondo Société Générale però la discesa potrebbe continuare nei prossimi giorni, qualora Roma e Bruxelles non dovessero trovare un accordo sul deficit. L'Italia e la Commissione Europea hanno appena iniziato a rimboccarsi le maniche sui numeri del deficit del paese, spiegano gli analisti della banca francese, che considerano possibile un ribasso dell'euro fino a quota 1,11. Credem guarda al futuro. L'istituto guidato dal direttore generale Nazareno Gregori punta ad assumere 150 giovani entro la fine del 2019. Dall'inizio del 2015 sono state assunte in Credem oltre 1000 persone, di cui ben il 72,5% giovani, raggiungendo oggi un organico complessivo a livello di gruppo di oltre 6200 dipendenti, con una crescita del 5,5% in 3 anni e mezzo. A livello regionale le posizioni aperte riguardano prevalentemente Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. Riteniamo che le persone siano il vero valore competitivo di un'organizzazione, soprattutto se eroga servizi. Consideriamo da sempre il loro benessere la chiave per realizzare risultati di eccellenza nel tempo, ha dichiarato Andrea Bassi, direttore del personale.
È in partenza il prossimo 19 novembre il roadshow WIDIBA dedicato alla pianificazione successoria, 11 tappe in tutta Italia che hanno l'obiettivo di generare conoscenza e consapevolezza nei cittadini sul tema, al fine di pianificare il trasferimento del patrimonio in maniera efficace. Occuparsi della successione significa diventare consapevoli delle esigenze e delle problematiche dei soggetti coinvolti nel passaggio generazionale e individuare gli strumenti a disposizione e le azioni utili per la tutela del patrimonio, ha dichiarato Nicola Viscanti, responsabile della rete dei consulenti finanziari di WIDIBA. Oggi è necessario avere il quadro completo di tutte le variabili che hanno impatti sul patrimonio nel lungo termine e sul loro trasferimento alle generazioni future, ha concluso Viscanti. Il consiglio del giorno offerto come sempre da finanzaoperativa.com è Eni. Buy per Acros con target a 18,50 euro dopo l'apertura in mattinata a 15,43. A spingere il titolo le buone attività di cessione quote di concessioni petrolifere nel Mediterraneo. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria di fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV a guidare la classifica un prodotto di BlackRock, mentre ultima posizione per Threadneedle. Qui da Blue Rating News è tutto, un buon investimento a tutti voi! Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Ti attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.